the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want. I don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up. It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can hold shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. Oh, no. Mega Generali Galattici! Galattici amici, ma soprattutto galattiche amiche, bentornati e benvenuti a questa nuova puntata di MGG Senza Frontiere. Parte seconda, atto secondo, di questa, tragedia che mi vede contrapposto al mio buon cugino. Siamo alla seconda... No, c'hai un po' di lag, Alessà? Parecchio lag, quanto ne vuoi? 2 kg, 3 kg, 5 kg, quanto ne vuoi? Te ne posso dare quanto ne vuoi? No, mi senti perché laggato. Non riesco. Perché non riesco ad inserirmi, capì? Tu continui a parlare. Non è il lag, sei tu. È stato voluto, sì, è proprio voluto. Non siamo in democrazia, quindi. Dobbiamo capirci. Ok, quindi va bene, fatemi fare una piccola introduzione, poi vi lascio parlare, così puoi dire tutte le tue giustificazioni per questa debacle. No, sappiamo che è stato, facendo un recap della puntata precedente, le nostre squadre si sono affrontate, sono state una carrellata di lavori veramente veramente egregi da ambo le parti, e il primo scontro si è concluso con un onestissimo pareggio, dove i Pite Layer hanno tenuto botta nei confronti delle potentissime e meravigliose Pite Girls, Pite Girl, e adesso invece siamo al secondo atto. Caro cugino, vuoi dire qualcosa? Vuoi salutare? No, vorrei commentare appunto la puntata precedente, che è stata molto avvincente, agguerrita e diciamo sospesa fino all'ultimo secondo, infatti poi si è conclusa con un onestissimo pareggio, perché devo dire che da entrambe le squadre si è presa una delicata ragione, quindi il pareggio ci sta tutto. Mo' adesso vediamo come continuerà la storia e come andrà. Anche perché in tutto questo scontro io e te non abbiamo ancora incrociato i pennelli. No, quindi... no, è vero, hai ragione. Chissà io ho paura in questo periodo, quindi... Anche io devo dire che è stato un periodo fruttuoso. E non vedo l'ora di vedere il frutto del tuo lavoro, ma prima di vedere i nostri risultati come in questo epico scontro finale, ci toccherà far combattere i nostri... Dare spazio ai ragazzi. Bisogna dare spazio anche, ovviamente, ai nostri validissimi collaboratori che si sfideranno questa sera. E l'ultima volta mi sa che ho iniziato io a scegliere, quindi questa sera ti cederò l'onore delle armi per iniziare a scegliere il primo campione che si scontrerà contro uno dei miei potentissimi... Pensiamo. Vai, inizio con Fra. Quindi hai un giocatore, diciamo, di una certa costanza. Iniziamo con... Allora, tu mi provochi, caro cugino, ma io me te magno. Quindi tu hai scelto Fra, quindi un avversario molto possente, e contro il tuo avversario io schiererò il più votato al lato scuro del pennello. Niente proprio di meno che Darth Moro. Quindi il mio Bob Moro, che so che ha avuto una... Bella sfida, bravo. Sarà una bella sfida. Vediamo quello che ne uscirà. Round 1, fight! Precedenza alle bionde, prego. Ci incontriamo ancora. E ho come il sospetto che non sarà nemmeno l'ultima volta. Ma anche questa volta non ti lascerò assolutamente insoddisfatto. Ah, quello lo so. Forza, inizia a svelare le carte del tuo mazzo. Ma io comincio con quello che è un pezzo, anzi il pezzo realmente cazzuto per quanto riguarda tutta la gamma GV dagli esordi sino a oggi, cioè il Mumak. L'unico pezzo cazzuto, perché è l'unico che
qui hanno rappresentato effettivamente, diciamo, l'organo maschile che a Slanesh piace tanto in questo senso. E non soltanto è completamente assemblato, ma in questo momento è anche magnetizzato. Ci sono anche i magneti nascosti con cura. C'è un doppio set di 6 magneti per un totale di 12 per fermare l'Owad direttamente sopra e agevolarne il trasporto in futuro. Un ariete che usi per sfondare le mie difese, soprattutto per sfondare. Ribatto, rispondo al tuo primo colpo dicendo che ho montato alcuni modelli volanti del mio esercito di vampirozzi. Nello specifico rispondo al tuo Mumak con 3 tranquillissimi Vargeist e 3 interessantissimi Felbats, che per quanto riguarda rappresentano tra le miniature più belle della nuova gamma dei vampiri. Quindi entrambi potrebbero dare fastidio, potrebbero ronzare attorno al tuo Mumak come mosche fastidiose. Devo dire che mi hai tolto le parole di bocca, e non solo quelle, perché comunque devo dire che nella nuova gamma, ovviamente, i vampiri, in questo caso Soul Blight, diretto come li vogliamo chiamare, insomma, sono veramente notevoli in questo senso. Ma le tue farfalline notturne non mi spaventano in questo caso. Rilancio con la compagnia del mio Mumak, in questo caso, cioè 12 accompagnatori che sono l'equipaggio del mio Mumak, più una chicca in particolare, ancora in pregevole lucido metallo, direttamente il conduttore, come voi ricorderete nei film, il personaggio con i tatuaggi e con le pitture di guerra sul volto che guidava il Mumak in battaglia contro i miseri cavalieri di Rohan in questo caso. Quindi diciamo per un totale di 13 pezzi assemblati, di cui 12 in plastica e uno in metallo in questo caso. Il Mahud Warrior. Bene, bene, quindi te hai scelto come seconda carta il numero, al contrario della prima carta. Va bene, va bene. Io giocherò all'opposto della tua strategia e quindi ribatto a questa tua squadra con il mio vampiro ultra modificato che è preso da tantissimi kit. E ha le gambe di uno dei vampiri della squadra di Underworld, nello specifico il vampiro che tiene la mazza a due mani, ripeto, la mazza a due mani. E che si parlava di te, ma tra l'altro di gambe ne ha 3 o soltanto 2, visto che l'hai modificato tu? Vieni a scoprirlo. E dicevo, prima che tu ti distressi, golosino, ho utilizzato le gambe di quel modello lì, poi ho utilizzato il torso dell'eroe del Terrorgeist e del Ghoul, il Ghoul King se non sbaglio, e ho cercato di infilarlo nella cavità pelvica, completamente sopra i fianchi appunto di quelle gambe lì. Usi il solito lubrificante alla fragola? Il tuo preferito. E poi ho aggiunto le braccia dei vecchi predoni del caos, tuttora in gamma se non sbaglio, quelli a cavallo, che erano un tantino più proporzionati, spezzettando spalle, e avambraccio e mani. E dopodiché ho aggiunto qualche abbellimento con altri kit, per esempio quello della vampira in edizione limitata, che ha prestato il suo collare per la causa, gli spallacci del vampiro in plastica con mazza e scudo, e infine un vecchissimo, ma tuttora attuale, tuttora in gamma, Beats, che è quello della clessidra dei maghi dell'impero. Quindi nulla, questo è un po' il mio... la mia seconda scelta per le tue carte. Quindi con un puzzle di non morto. Tra l'altro devo dirti, in realtà ti confesso che la cosa non mi sorprende, perché nella frangia settentrionale si è parlato molto della tua modifica a questo vampiro. Pare sia talmente modificato da risultare eterosessuale stavolta, quindi incredibile, ma vero.
Cosa posso rilanciare a questo punto per onorare la tua baldanza col pennello? Mi gioco la pittura che sto portando avanti, quindi il next level per la mia squadra di Blood Bowl. Quindi, oltre, diciamo, le basi e ancora alcuni modelli che l'ultima volta erano ancora mezzi bianchi, ho progredito con la pittura, quindi il progetto pittorico continua. Quindi mi gioco questa fantastica squadra dei nobili, che poi in particolare sono i nobili del Blood Bowl, con i colori quelli ufficiali, dei Bograffen direttamente. E tra l'altro mi hanno dato soddisfazione, come raccontavo la volta scorsa, sul tavolo da gioco, facendomi anche acquisire, non mi stancherò di dirlo, l'onorificenza di Zento, della sacra scuola di Zento, e non quella di Osculo a cui giocava il Pais, il tuo becero mecenate la volta scorsa. Quindi, prego. Allora, io a questa stoccata risponderò con una carta che tu stesso hai usato nello scorso appuntamento, e questa carta è preliminare alla mia ultima carta finale. Questa carta consiste nel fatto che sto leggendo, l'altra volta tu ti sei bullato di aver letto tantissimi libri e hai acquisito rispetto per me, e la mia carta consiste nella lettura del romanzo, comunque della short stories, su Sevatar, perché nonostante io mi stia dilettando nella pittura dei denti a punta, e l'altro mio progetto che spero di riuscire a iniziare è quello appunto dei Night Lords, e quale modo migliore che leggere appunto romanzi o comunque background del proprio esercito per fugarsi. Quindi questa è la mia penultima carta barra arma contro di te. Ribatti, caro. L'apprezzo molto, così forse un giorno scoprirai perché Sevatar aveva la mano dipinta di rosso. Chissà se in quel romanzo lo scoprirai. Detto questo, visto che mi parli di un personaggio che per me, per molti, i Night Lord sono solo dei traditori, in realtà sono quelli che dall'inizio, dal mio punto di vista, avevano ragione e sono degli eroi. Tu mi parli di eroi, io ti rilancio con di un eroe, io ti rilancio con quattro eroi, perché ho assemblato quattro eroi Stormcast, di cui tre Limited Ultra Edition. E quindi poi che saranno sottoposti a pittura, anche perché una cosa che dico qui, finalmente l'unico vero dio Slaanesh mi ha biacciato profondamente con la lingua in tutti gli orifizi, coprendomi di doni, e sono pieno di nuove scatole per nuovi progetti. Ho veramente una pile of shame nuova in questo caso, che mi fa vergognare quando sono tutto nudo con i capezzolini al vento e mi strofino in queste scatolette. Non di meno, anche sono diventato ufficialmente membro del Votan Clan a questo punto, e c'è una grande scatola di Stormcast, quindi non ho resistito, ho dovuto assemblare degli eroi, di cui tre Ultra Limited Edition. Diciamo che oltre a membro non ho ascoltato altro, ma ho annuito per educazione. Va bene, va bene, va bene, va bene. Anche qui te ribatti con la quantità e devo dire anche con la qualità, perché quattro eroi Stormcast, tra cui Limited, effettivamente è un colpo abbastanza difficile da parare. Va bene, io sfodero la mia ultima carta. Hai parlato di assemblaggio, hai parlato di diversi sistemi di gioco, insomma ti sei pavoneggiato dei tuoi trionfi, ma non hai parlato abbastanza di pittura per i miei gusti. L'ultima mia carta è una combo, una double hit combo, e fondamentalmente è costituita dal mio White King, che non solo ho modificato, ma ho anche dipinto. La modifica è partita dal modello della vecchissima e stupenda banda di Underworlds, quella appunto degli scheletrini. È utilizzato lo scheletrino col mantello per dargli un'aria più regale, e ho modificato il suo teschio, e io ho apposto uno degli elmi della Grefgard, e ho aggiunto qualche spallaccio perché bisogna andare in battaglia con le spalle coperte letteralmente,
e ha trasformato la sua lancia in alabarda. E per quanto riguarda invece la pittura, ho cercato di omologare anche a lui, che è l'eroe appunto degli scheletri, e ho cercato di renderlo confacente al resto dei suoi compagni, quindi utilizzando lo stesso schema di colore con qualche piccola variazione che ho utilizzato per gli scheletri. Becca di questo. E questo l'ho sentito tutto, ho accusato il colpo, anche perché conoscendo la tua abilità col pennello, questa ha fatto male. Guarda, lo sarei in... il pennello. Lo sento, l'ho sentito tutto in questo caso, ancora mi brucia un po' a dirtela tutta. Non fosse che, guarda, sarei in ginocchio in questo momento, se solo sapessi come si fa. Quindi tu parli di pittura, io a questo punto sgancio la Fra Bomb, un modello completamente dipinto, che è proprio la mia bomba gigante che squassa completamente tutto. Ovviamente in stile Fra, in stile diva completamente. Beccatevi st'immagine e ditemi un po' a questo punto se non è completamente dipinto questo modello. Posso accettare dubbi, ma dovete motivarli in questo caso. Il modello è esattamente dipinto. Detto questa cosa, caro il mio Bobino, mi ritiro lucidando questa monetina dei vampirelli di Cursed City. Ciao, ciao, ciao. Ma quando scende... Allora, sì. Botte da orbi, caro cugino? Una bellissima sfida. Hai vinto. Concediamo l'onore delle armi. Una bella sfida vincente, quindi giusto che sia andata così, del resto, quindi va bene. Visto che la mia squadra ha perso, mi concedi la scelta del prossimo... Non sarei un paesiello misericordioso. Ma come sportivo, lei, grazie. Non un altro campione per... Vediamo chi vince questa volta, chissà. E direi Marco. Tu? Marco. Chi affianchi? Marco è un mio collega di Orusterese, quindi sai, vorrei trattarlo con i guanti. Chirurgici per la precisione, quindi Doc. Ah... sei il mio campione per questo scontro. Mi raccomando, trattamelo bene, perché Marco è un avversario di tutto rispetto. Allora, mio buon dottore. Spero che tu sia pronto per questa sfida, perché nonostante imprevisti della vita, io sono bello carico. Assolutamente, anche io. Sono così carico che arrivo subito con il primo colpo, così a tradimento, e direi che parto con la mia prima partita di prova alla nuova edizione di Warcry, che tu potresti apprezzare perché non ho utilizzato, come mio solito, una banda precostruita di Warcry, ma me la sono creata utilizzando le due bande di Underworld degli Skaven. È stata una partita molto interessante contro dei Sylvaneth. Purtroppo, visto che è stata veramente improvvisata come partita, sono arrivato con le miniature non dipinte. Questo è un male, po' male. Per questo ho detto che questo è il mio colpo veloce, poco potente, ma veloce. Però ti dico, è stata molto interessante, l'ho anche incredibilmente vinta, perché lo Skaven assassino penso che sia una delle mie miniature preferite, sia sul tavolo da gioco che come scultura. Beh, poi effettivamente devo riconoscere che le due bande di Underworld degli Skaven, per quanto io non sia un grande fan degli Skaven, sono dei modelli bellissimi. Quindi tu mi parli di Warcry, giusto, e di warband customizzate. Io invece ti rispondo restando su Warcry, ma con una warband che esce così com'è dalla scatola, ovvero i Darkhold Savagers. È una warband meravigliosa che inizialmente era stata inclusa in Red Harvest, quella, la terza scatola della precedente edizione di Warcry, quella con la forgia della Varanspire, scatola meravigliosa.
Devo dire che questi modelli sono davvero davvero belli da dipingere, hanno un sacco di texture diverse, dall'incarnato ai metalli, il cuoio, davvero bellissimi, sono davvero un'ottima tela su cui sperimentare. In particolare cito tre modelli su cui mi sono particolarmente divertito, che sono il Wolverine The No Entry, cioè il Darkoth con gli artigli, con i guanti artigliati, diciamo così, che ha una superficie di incarnato molto ampia, con tante appunto texture diverse, un po' come dicevo prima, quindi che ha magari anche le cicatrici a tagli, quindi anche per provare a fare la pelle rovinata, la pelle segnata da ferite, pezzo davvero bellissimo bellissimo. Un altro pezzo che ho adorato di questa warband è il Conan The No Entry, il tizio con lo spadone, che come potete appunto vedere nella foto rappresenta un po' lo schema che ho voluto applicare su tutta la warband, quindi giocare fondamentalmente con 3-4 colori, quindi grigi, marroni, come unico spot color il rosso, che comunque è molto desaturo, e tenendo come unico punto di luce vera e propria i metalli. Metalli che potete vedere sull'ultimo pezzo di cui voglio parlarvi, che è il leader della warband, e più che delle armi, che in realtà le armi sono state fatte con i metallici della K, di cui già avevo accennato la volta scorsa, le parti di rame mi hanno soddisfatto particolarmente. Ho utilizzato infatti il decayed metal della scale color come colore di base, che poi ho invecchiato con una lavatura di Ethermatic Blue, seguita da una lavatura molto mirata di Nihilac Oxide, e lumeggiato con l'Old Gold della K, quindi colori, i metallici di cui vi avevo già parlato la volta scorsa, ma che più li uso, più mi soddisfano. Molto molto bello, e non vedo l'ora di giocare a Warcry con te. Bisogna organizzarla. Se riuscite a farla a Magic, non in remoto, bisogna farla anche di Warcry. Esatto. Io ti rispondo parlando sempre dal mio lato di miniature dipinte, che questo il febbraio è stato il no paint month per me. Sono finalmente partito con il mio main project degli Emperor's Children. Nonostante stia litigando con me stesso per quanto riguarda il trovare uno schema di pittura che mi soddisfi, visto che quello che avevo anticipato nella scorsa puntata non riesce a soddisfarmi del tutto, lo trovo un po' piatto, e quindi sto sperimentando, vedrete nelle prossime puntate che cosa tirerò fuori dal cilindro. Ho montato veramente tantissimo. Sono partito piano, ma in fin dei conti, mano a mano che il mese andava avanti, mi sono divertito tantissimo e ho montato Sautarvitz, che è nonostante io abbia dei problemi con la resina, è una miniatura stupenda con dei dettagli meravigliosi. Ho utilizzato la testa coperta, quindi con elmo, di Tarvitz per personalizzare un pochettino il pretore con spada di Age of Darkness, trasformandolo in un bel personaggino. Devo ancora trovargli un nome, sarà il mio... Però il cuscinetto, giusto? Con i cuscinetti nell'armatura mi ha fatto veramente ridere. Ho montato un rhino con un po', diciamo, di armi, perché volevo proprio sbizzarrirmi e riempirlo. Costerà un'ira del signore come punti, solo come equip. Ho montato una squadra da 5 support marine con i plasma rifles, che onestamente sono, secondo me, le MK6 le ho sottovalutate, sono veramente molto superiori rispetto alle MK4 come scultura. Infine una squadra da 5 heavy support con i plasma cannon, quindi mi sono dato i plasma. Ammazza, bel colpo, tanta robina, complimenti. Io qui resto su Warcry, continuo sul mio filone di Warcry. E qui ammetto di aver utilizzato un jolly, ovvero il piccolo aiutante di Babbo Natale, a.k.a. Miriam, la mia morosa. Infatti, pungolata dalla Catallar che le avevo regalato per Natale,
si è voluta buttare sulla pittura e partendo con qualcosa di semplice abbiamo dipinto insieme un po' di scenici di Warcry, non da Red Harvest ma da Warcry Catacombs, la seconda scatola, quella che conteneva i Scions of the Flame. In particolare abbiamo dipinto un po' dei vari cancelli, porte che c'erano nella scatola, e il pozzo l'ha dipinto tutto da sola in autonomia. Abbiamo deciso di seguire uno schema che già avevo utilizzato sulla primissima scatola di Warcry, quella che aveva dentro gli Iron Golem e le Untamed Beast, che si basa fondamentalmente su un doppio primer, quindi primer grigio e primer bianco da sopra, poi un lavaggio di nero seguito da una lavatura di verde oliva e infine un dry brush di bianco su tutte le superfici. Per le porte, per variare un pochino le superfici, per spezzare un po' la monotonia del grigio, diciamo così, abbiamo utilizzato la Kelian Green, il contrast, per dare un colore di contrasto, appunto, per che attirasse un po' l'occhio. Massimo. Qua parte un'irregolarità enorme. Attenzione. Siamo in squadra insieme. Attenzione. Non mi spiace, ma il mio odio per te supera il fatto che siamo in squadra insieme. Qua parte un'irregolarità incredibile. Qui una persona esterna alla sfida partecipa in maniera. No. Qui devo dire che non mi sorprendi, Nico, perché non sei nuovo a questo doppio giochismo, questa faccia buona che però nasconde un animo marcio, ma ti dirò che comunque se sei in squadra con me ti perdono. Volevo solo dire questo. Come umano lei. Bene, allora dopo questa irregolarità, come dice il buon Mac, io sfoderò anch'io il mio colpo finale, perché ho fatto una finta. In verità, di qualcosa di dipinto lo mostro, nel senso che ho fatto una bellissima partita ad Aos, visto che abbiamo cominciato un nuovo Patto Glory con il mio buon compagno di squadra Umve. Abbiamo fatto una partita meravigliosa con tutto dipinto, in cui ho finalmente schierato dopo tantissimo tempo i Sylvaneth con il nuovo Battletome, che mi ha dato grandissime soddisfazioni. L'ho persa perché con un mischione incredibile in centro, i vampiri, i Gravelords del buon Umberto hanno fatto il loro dovere, ma gli ho dato grandissimo filo da torcere. È stata una partita molto 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 divertente. Sono molto soddisfatto soprattutto di aver visto tutti i miei Sylvaneth dipinti, schierati, 1000 punti per iniziare, che vedere sul tavolo di battaglia è stato veramente una grande soddisfazione. Ti capisco, perché il full painted è una figata, assolutamente. Quindi tu mi parli di una partita, io sgancio, cioè sfodero la mia ultima arma, che anche nel mio caso è una partita. Infatti, sempre con Miriam, abbiamo deciso di provare Blood Bowl insieme, creando il match dei rancori per eccellenza, quindi nani contro gli elfi. Peccato che da una parte la mia capacità nel tirare i dadi, infatti potete vedere che questo è stato il primo dado che ho tirato su un blocco, quindi bravo me, io ovviamente usavo i nani, avevo i dadi da parte, forse l'errore è stato nell'usare un dado impuro per tirare quel blocco, potrebbe anche essere quello, però la partita si è conclusa in questo modo. Quindi vedete quel blitzer, lo vedete che quella è la linea di meta? Due volte. Due. Death Price Bad Wins. Ah, caspiterina, hai visto un bel recupero. L'ha trattato troppo con i guanti. Dovrò bacchettarlo la prossima volta. Però onore alle armi. Onore alle armi. Hanno fatto esatto. un bellissimo mese. Bella sfida, molto vincente. Hai ragione. Vai, vai tu.
Il mio prossimo campione non sarà così gentile, perché, caro cugino, devo scatenare l'arma suprema, devo scatenare il più in gamba di tutti i convertitori, di tutti gli hobbisti, di tutti i modellisti. Il sommo Mac scende in campo e questa volta non avrà restrizioni, non avrà pietà. Non posso che rispondere con un altrettanto modellista di livello a tutto tondo, e quindi mi rispondo con Pita. Pita, ti abbiamo voluto bene. No, ce la fa Pita, ce la fa. Vedremo come andrà questo scontro. Vediamo. Finalmente ci incontriamo. Ammetto che mi sento un po' come uno scontro tra due samurai, quindi onestamente chiunque di noi uscirà vincitore e sconfitto, sarà stato un onore scontrarmi con te. Sì, va bene. Quando è che arriviamo alle foto? Dai, che ho da fare. Ho fatto un paio di foto così al volo stavolta, perché avevo preparato 3.000 foto. Avevo fatto un'armata intera di Iron Warriors. Sta di fatto che non so cos'è successo. Sono tornato la sera per ammirare la mia armata finita in 2 settimane, ragazzi. Più di 1.000 modelli. Ho trovato solamente una squadra di Marine tattici da 5, tutto il resto era scomparso, peli ovunque, io non so cosa è successo, lascio a voi di capire cosa è successo. Dico solo una cosa, sono tornato, non c'era più niente e c'erano peli ovunque, quindi purtroppo stavolta ci sono solo 5 foto, ragazzi, io non so cosa devo dire, non so come andrà, però non c'era più niente, peli ovunque. Se non c'erano macchie d'induia sul luogo del delitto, non hai nessuna prova. C'erano peli ovunque, dico solo questo. Ma tanto è tutto combinato. Prego, vai, procedi pure con la prima foto. Allora, io inizio con i reduci, perché quelli che sono rimasti, ovvero una squadra di Marine da 5, degli Iron Warriors, però qui, ragazzi, iniziamo a mettere il ditino nella pozza enorme di quello che è la stampa con la resina. Perché? Perché questi modelli sono un insieme di pezzi dei kit normali CV, in questo caso il kit delle Phobos, pensate ragazzi, ma solo le armi e le teste e gli zaini e gli spallacci del kit delle armature di Horus Heresy delle K3, e i corpi invece sono stampati perché sono in scala con i Primaris, quindi sono più grandi rispetto ai corpi normali e delle armature di Horus Heresy. Partiamo con la foto number one, e già qua con sto inglese dovresti abbassare la testa, ma non dico niente, che sarebbe il sergente. Allora, il sergente è molto semplice, ecco ragazzi, ho voluto tenerli molto molto semplici. Zero mutazioni, perché così sono gli Iron Warriors fondamentalmente, più o meno. A me piace pensarli un po' come se fossero organizzati come una legione lealista a livello di apparenze, di come si gestiscono, di disciplina, però ovviamente si vede che non sono in bolla. Quindi la carnagione è un verdastro molto malato, l'armatura l'ho sporcata con degli oli, ci sono sempre le classicissime, il classicissimo chevron tipico e anche qua ne hai di pasta asciutta da mangiare, tipico degli Iron Warriors, ma e la pasta asciutta ovviamente. Mamma mia, è molto difficile avere a che fare con queste persone, cioè io potrei essere a Hollywood, capito? E invece sono qua a fare la sfida con Pita, ok? Quindi Posso essere un po' arrabbiato, dovrei parlare con George Clooney e sto parlando con Pita. Posso essere arrabbiato? Dicevo, l'elmetto sopra lo zaino ovviamente è giallo, perché il giallo è il colore più brutto del mondo. Sono un pochino lucidi perché purtroppo sono in fase whip, quindi hanno ancora sul gloss, quindi non sono modelli del tutto completati, ragazzi. Non so quanti punti possono valere, però questo è il mio primo modello.
Critical. Bene, allora, alla tua meravigliosa tecnica di stampa 3D, ai tuoi modelli che devo dire, pur essendo del 40.000, sono estremamente fatti bene, rispondo questa volta con la pittura di un'unità che avevo già presentato alla scorsa puntata. Quindi la mia prima foto sono i miei primi 5 guerrieri del caos di Tzinch modificati dai gli Stormcast Vindictors. Dietro questa armata e dietro tutte le armate in cui sto lavorando in questo momento c'è l'idea quella di avere uno schema di colore che sia replicabile con rapidità e facilità su tutta l'armata, senza però rinunciare anche a una qualità pittorica. Partendo quindi da questo modello, ho giocato con uno schema di colore un po' più tetro rispetto al classico magari schema di Tinge, quindi un'armatura sporca che sarà lo schema di colore comune di tutti i miei Slave to Darkness per quanto riguarda i metallici. Devo dire che personalmente ritengo che questo kit bash che ho fatto sia forse uno dei più semplici ma anche dei più efficaci per rappresentare dei guerrieri di Tzinch, come avevo già detto, anche grazie ai nuovi modelli di Stormcast. Lo schema di colore è stato difficile da progettare, però è molto semplice da replicare, partendo da una base di Led Belcher su praticamente tutto ciò che è metallico. Vado a giocare con contrast e lavature per sfruttare la stessa base metallica e ottenere degli effetti diversi. L'armatura ha una base di uno dei contrast più belli che abbia fatto GV dopo il Mago Sparkle, che è il Galax Pure, che è un bel marrone sporco che, dato sul Led Belcher, rende l'effetto del quello che i veterani si ricorderanno, un vecchissimo colore GV che si chiamava il Team Beats. Partendo dal Garagax Sewer, per ottenere la parte di metallo marrone ho fatto un dry brush di Led Belcher e poi delle lumeggiature estreme con lo Stormost Silver. Lo Stormost Silver è un po' la lumeggiatura estrema di quasi tutti i metalli. L'oro anche lì ottenuto facilmente. Strato passaggio di Nazdreg Yellow direttamente sul Led Belcher, un passaggio di Gilman Flash per rendere l'oro un po' più brunito e poi lumeggiatura estrema di Stormost Silver. Lo scudo e le scaglie lievemente bluastre hanno due passaggi di Ethermatic Blue e poi un dry brush di Stormost Silver. E le spade, anche lì direttamente su Led Belcher, hanno la parte più scura della lama scurita con due lavature di Basilicanum Grey, e i punti di luce sono fatto dando delle lumeggiature estreme, quasi come se fossero dei taglietti, con lo Stormost Silver sulle magnifiche spade prese dal kit dei Kaeri Acolyte. Non hanno ancora le basette, perché come tu ben sai e come sanno tutti, le basette sono un mio punto debole, nel senso che non mi piace farlo, e quindi a costo di perdere punti le farò quando avrò ultimato l'armata. Quindi questa è il mio primo colpo dei miei Slave to Darkness. A te la parola, Simo. Forse non sei riuscito a fare le basette perché eri impegnato a venire qua a casa mia a rubarmi tutti i modelli degli Iron Warriors. Potremmo dire che qua ti sei anche un po' fregato con le tue stesse mani, però fa niente, farò il gentiluomo, non lo farò notare. Questo adesso poi Ube lo taglierà, non lo faremo vedere, sono sicuro che non manderà in onda questo mio rimando. Io vorrei passare al secondo modello, che è un marine normale, cioè il sergente. Non ho messo armi speciali, non ho messo armi pesanti. Come potete vedere, in questo caso qui, molto riconoscibile le armi delle Phobos, in questo caso i Requiem con i mirini. Perché ho usato le armi delle Phobos? Perché immagino che gli Iron Warrior siano fissatissimi con avere le armi migliori del mondo, i Requiem più tecnologicamente avanzati, e i Requiem delle Phobos effettivamente mi danno quell'impressione. Oltretutto sono molto ben tenuti, anche perché, ripeto, penso a degli Iron Warrior che mantengono le proprie armi in maniera molto più professionale e molto più diligentemente rispetto ad altri scappati di casa, come potrebbero essere i Night Lords o altra gente che ci avvolge sopra delle pelle di orfano. E siamo a posto così.
in questo caso come funziona la pittura di questi pezzi, perché qua siamo qua Donatello, Michelangelo ci ha spiegato la sua pittura incredibile, a questo punto vi spiego la mia è molto semplice in realtà, ragazzi. Un fondo di Iron Warrior su cui a aerografo viene dato lo Storm of Silver in punti luce, dopodiché gloss, lavatura con l'olio, in questo caso un raw amber marrone rossastro, pulizia con white spirit e ombre e metallo più o meno fatto. Le chevron sono molto semplicemente Abaddon Black tirato su leggermente con un grigio, e invece il giallo è un Iriel Yellow alto con una base, se non sbaglio dovrei andare a vedere il colore in realtà, ma vado subito a farlo perché ovviamente io sono professionale, le cose me le preparo prima, mica sono andato a vedere sul colore, cioè stiamo scherzando, mica sono vita qualsiasi che va a vedere adesso il colore, non lo sto andando assolutamente andando a vedere adesso il colore, infatti io adesso sto semplicemente guardando una cosa che mi mancava di vedere e ora sto guardando il colore. Averland Sunset, l'avevo segnato ragazzi, Averland Sunset tirato su con dell'Iriel Yellow, la lavatura per buttarlo giù in realtà è quella dell'olio, quindi non ho usato altre lavature. In questo caso questo modello mi piace chiamarlo Costanzo perché mi sono leggermente dimenticato che avesse un collo, infatti la testa è praticamente attaccata, però sì, è un Iron Warrior quindi ci sta, magari è leggermente mutato. Beh, devo dire, ammetto che il nome mi fa abbastanza ridere, Costanzo, quindi ammetto che hai fatto ovviamente un ottimo lavoro, come si confà alla nomea del Mac. Continuando invece sulla scia degli Slave to Darkness, propongo come lavoro, come seconda unità, la mia unità di Chosen, ahimè, non sono riuscito a finirlo, ma in questa foto potete guardare i miei primi 5 Chosen di una grossa unità da 10 modelli di Slaanesh. Lo schema di colore non sto a ripeterlo perché, ripeto, è lo stesso che verrà applicato bene o male a tutti i metalli, qui c'è stata qualche variazione. Dove nei guerrieri di prima ho utilizzato il blu delle scaglie per rappresentare il marchio di Tzinch, qui ho utilizzato le teste di un kit meraviglioso che è quello dei Myrmidesh Painbringers e anche delle Simbaresh Twin Souls per rendere più visibile il marchio di Slaanesh sui modelli dei Chosen, anche perché essendo appunto i prescelti del Caos devono avere qualche cosa di più riconoscibile. E oltre a quello mi sono aiutato con degli spot di colore di un bel borgogna, sempre per legarli al marchio di Slaanesh. Anche qui il borgogna è dato tranquillamente sempre sul metallo, dando due passaggi di Sigvald Burgundy per dare la tonalità di borgogna e coprire l'effetto metallico, una lavatura di Druki Violet per rendere il tutto un po' più profondo e poi delle lumeggiature con un Gemstealer Purple molto diluito in modo da non farle sembrare troppo eccessive. Nella foto successiva ti metto anche una seconda foto, qui vedi il modello di Chosen completo, dove lo schema di colore dell'oro viene riproposto completamente sull'elmo, anche se qui ho dovuto rifare lo stesso schema non utilizzando il Lead Belcher di base del primer, ma dando una base di Lead Belcher a pennello, perché mi dava una tonalità diversa dell'oro finale, pur utilizzando lo stesso passaggio, che aiutava l'elmo a
risaltare di più sul resto del modello. Una cosa di cui sono particolarmente contento è la testa senza elmo, la prima che ho dipinto di questo modello, che ha solo utilizzato tre colori per farlo, ma il risultato mi piace tantissimo. Su una base di Rackard Flash ho dato una lavatura di Mago Sparkle per lasciare del violaceo nelle pieghe della pelle, una stratificazione di Rackard Flash e una lumeggiatura estrema di Pallid Witch Flash. Sono particolarmente contento di come sta venendo questa armata. Era da tanto tempo che non mi divertivo a dipingere dei guerrieri del caos. Te la parola, Simo. Cosa? Ok, tocca a me. Ok. Allora, io vorrei presentare il mio terzo pezzo, bello questo siparietto dove io faccio finta che mi sono addormentato. Faccio, tocca a me. Mamma mia, va a spettacolo. Ma contro chi ti sei messo? Terzo modello, 3, photo number 3. Questo modello è molto serio. Questa è una posa tattica incredibile che indica così con la mano in avanti, tenendo il bolter attaccato a sé, proprio sprezzante del pericolo, che indica così in avanti: andate a prendere quei magli imperiali, massacrateli, tanto magli imperiali, andateli a prendere, pigliateli a morsi, proprio si vede la storia che c'è dietro la miniatura, una miniatura che racconta una storia, non lo so, è una cosa che io mi emozionerei, non so voi, ma io mi emozionerei. Comunque la miniatura segue la linea di tutte le altre, ovvero le braccia sono del kit delle Phobos, tranne la mano che indica, perché se non sbaglio quella del kit degli Intercessor, se non sbaglio, però potrebbe forse essere dei Phobos. Il bolter in questo caso è sempre dei Phobos, perché quei mirini, ripeto, mi danno l'idea di essere molto molto professionali. Tra l'altro a tutti, se notate, dietro ho messo anche una spada a catena. Ho cercato di fare dei modelli che avessero tutte le armi possibili utili a uno Space Marine in battaglia, sempre per dare quell'impressione di Marine del Caos, ma molto organizzati, con tutto l'equipaggiamento giusto, equipaggiamento ben mantenuto, professionale e molto molto avanzato. In questo caso anche questo ha una leggera mancanza di collo, ma è dovuto al fatto che ovviamente il corpo stampato è stato adattato per le teste. Tra l'altro faccio notare che ho tenuto il più possibile puliti, quindi a parte il sergente che ha la testa proprio caotica, l'unico accenno un po' caotico sono gli zaini dietro. Non ho voluto caricarli troppo, in realtà, da questo punto di vista, sempre per mantenere quell'idea che avevo in mente. Terzo modello, poi ci avviciniamo verso la fine, gli ultimi due. L'ultimo, una bomba, ma non dico niente. Allora, a questa carrellata di Costanzo, cioè proprio tipo pubblicità di Noel Recollofit, tra un po' ti chiameranno Demo Morstelli a dirigere l'orchestra. In realtà, fatto un po' il Manfred della situazione, cioè il codardo, e quindi ti rispondo con una cosa un po' leggerina, perché siccome questa modifica mi è piaciuta tanto, ti rispondo introducendo ovviamente uno degli ennesimi progetti che ho iniziato completamente così dal nulla, quindi con una piccola squadra di Bolt Boys della scatola di Dominio, semplicemente pulite e montate. Non c'è nulla da dire, il mio progetto sarà un'armata di Orc War Clans, mista Cruel Boys, Iron Jaws, o meglio, mista Crudelazzi e Grugni di Ferro. Quindi semplicemente io faccio proprio, ormai questa qui, so che questa terza manche, so che non la posso vincere, sacrifico questi tre Bolt Boys montati così, insomma, molto belli, sono belli, Crudelazzi mi piacciono tanto e via. Qui c'è poco da dire per il momento, anch'io ho tenuto, diciamo, le ultime due pallottole per la fine, quindi ti passo subito la parola. Ah, vedi, tattica, proprio...
sei già, cioè, non è che stai partecipando per piacere modellistico, è proprio solo tattica la tua, cioè non c'è passione, non c'è voglia di stupire, non c'è amore per il modello, per il colore, solo tattica per te, solo tattica, tattica, tattica. Vabbè, lo sapeva. Quarto modello, foto number 4. Questo qua sta puntando direttamente a te, Pita. Guarda dentro il mirino del Requiem, cenere del campo di battaglia si muove, il cielo rossastro, rosso come il sangue, ma lui è lì in attesa di vedere te, che spunti fuori così, tutto peloso dalle trincee dei Magli Imperiali, con la tua armatura tutta gialla, e quando ti vede, bang. È un po' come andare in giro di domenica giù in Calabria, quindi per carità, cioè, è una cosa a cui ci sono abituato. Questo modello tra l'altro è stata abbastanza una sfida perché ero deciso a farlo che mirasse, ma mi rendo conto che un mirino grosso come un parabrezza di una macchina usato da un tizio che ha in testa un elmo grosso come il cofano di una macchina può dare dei problemi quando si cerca di allineare le due cose. Io ho cercato il più possibile, non è molto allineato, però effettivamente più di così, non so, io ho fatto anche la foto un pochettino monellina, cioè l'ho fatta proprio messa con la giusta inclinazione, però quella un po' era l'idea di fare il cosiddetto marksman dell'unità, anche se, ripeto, si tratta di un'unità di tattici normalissima, semplicemente in scala con i primaris. Anche qui vado a leggere ultimo. Io ti dico che per ultima mi sono tenuto una conversione, non dipinta ma una conversione, che la farò vedere come ultima foto. Come quarta foto è una cosa che in realtà sono veramente veramente contento del risultato. Vi faccio vedere la mia prova di colore per quello che sarà lo schema di colore degli Orc War Clans. Anche questo schema di colore che parte dallo stesso concetto, dare un primer di base e sfruttarlo il più possibile per velocizzare lo schema di colore. In questo caso ti dà un primer dell'Army Painter, era tantissimo tempo che non utilizzavo il primer dell'Army Painter, che è un primer tra l'altro che consiglio a tutti, soprattutto a chi magari vuol dipingere dei Sons of Horus, perché che quelli sono più metallici, ma delle Alpha Legion. È un primer che si chiama Hydra Turquoise, che è praticamente il vecchio Orc Turquoise della vecchia Range Citadel. Dato questo primer, la pelle e i metallici sfruttano questo turchese come colore di base. La pelle viene praticamente lavata, ha un primo wash di blu tono dell'Army Painter, il resto viene scurito con del Draken of Nightshade vecchia formula, che anche qui quando lo finirò non saprò più come fare. Dopodiché un leggero dry brush di Hydra Turquoise, un altro dry brush leggero di Temple Guard Blue, e poi le varie features del volto, degli zigomi e delle mani lumeggiate con del Temple Guard Blue adatto a lumeggiatura estrema. Invece il metallo ossidato, sempre sulla base di Hydra Turquoise, ho dato uno strato di Ethermatic Blue per rendere il tutto un po' più verde rame, e poi pennello asciutto di Retributor Armor, il passaggio leggero di Skeleton Nord per ingiallire un po' il tutto, e lumeggiature estreme di Stormoth Silver. Anche lì rapido da fare, ci sono delle cose che devono essere sistemate perché lo schema non è ancora perfetto, ma sono estremamente contento di quello che sono riuscito a fare. Nota di merito: il fatto che sono riuscito a fare delle chiazze tipo maculatura dei rospi sulla pelle, sulla schiena e sulle le teste dei miei crudelazzi. Tesimo, sferra il tuo colpo migliore. Che apprezzo moltissimo la tua capacità di suonartela e cantartela da solo, veramente. Questa è una cosa che secondo me dovremmo studiare proprio come genere umano. Dovremmo metterti dentro una teca e vedere mentre fai queste cose, tipo metterti tutti quei cosini sulla testa per registrare tutta la mappatura elettrica che fa il tuo cervello in quel momento. Io propongo
Perché tanto comunque, anche se ti dovessero chiamare, vabbè, esci dalla guida, cioè, adesso diciamoci la verità, nel senso, ci sei mai entrato? Quindi, anche se esci, non è un problema. Se poi stai via 2 o 3 mesi, torni che, non so, tutti quei cosi lì ti hanno mandato un pochino poco in bolla, vabbè, fa niente, ti faremo fare qualche crudelazzo così al volo, facciamo fare qualche video e basta, ah, così. Ah, qui sento del timore nelle tue parole, ma ti ascolto. Vai, per parlare del pezzo, adesso mi dici sta roba, guarda che ti sparo un beat di 4 ore e mezza. Vadi. Allora, qua è la quinta bomba, questo veramente, questo non ti dico niente. Guarda solamente il fumo della granata, che blending che parte da un giallo acido che arriva fino al nero, pazzesco, incredibile, in realtà un pochino però. Mi è sembrato abbastanza, che a un certo punto ho detto ok, perfetto, non lo tocco più perché altrimenti lo rovino. Non so come sia venuto, ragazzi, non sono un pittore professionale, però a me piaceva. E il modello segue sempre il fil rouge della squadra. Quella granata lì è un pezzo che proviene dal kit delle Phobos e secondo me è uno dei pezzi più belli del kit, perché è veramente 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 bello. Anche qui ho cercato un po' una posa cinematografica, un po' dinamica, a volte tenuto con una mano sola, con l'altra granata pronta a stanare qualche topo in giallo, o come la GV continua a insistere a chiamarli maghi imperiali. Il resto dello schema di colore è quello che conoscete, quello che vi ho detto. Anche qui, ragazzi, scusate, è un po' glossino, un po' lucidino, tipo una focaccia, perché manca il primer. Ma sapete cosa è successo? Adesso non voglio tornare, non voglio rimangare. A questo punto finisco anch'io con il mio pezzo finale, che è un crudelazzo, e questa è la foto del mio Swamp Colla Shaman alternativo ispirato al voodoo. Quindi partendo da il modello del in italiano credo si chiami Nob Zudice o Conservando del Rutto, una roba imbarazzante. Praticamente ho sostituito la testa, il braccio, le mani, ho fatto delle aggiunte per trasformarle in uno sciamano. Ho distrutto diversi kit, perché il cilindro che ha in testa è il cilindro di Brock Grungson, con sopra una candela presa dall'adunato oscura del 40.000, la testa è quella di un normale Gatripaz, la mano che tiene la gabbia con la fatina e la punta del falcetto sono presi da Zarbag, il braccio è preso da il Killaboss su Grandi Grignazzanne. Ha un altro teschio, ho preso insomma dei funghi, dei pezzi dei presi dei Crypto Horror. Detto tra di noi, può anche essere un modello che non piacerà a nessuno, io sono contentissimo di come è venuto, esatto, di come è venuto, perché effettivamente è esattamente come volevo che venisse, e sono molto contento di aver rappresentato, diciamo, un po' una versione orchesca del Bakon Samdi nel mondo di Age of Sigmar. E con questo io dichiaro, io ho finito tutte le mie pallottole, quindi è stato un onore. Che vinca il miglior, l'ultimo modello è bello, dai, posso dire niente. Qua hai dato il meglio di te, Pita. Non posso dire niente. Ai posteri, l'ardo senti. Il meme Wins. Bene, cugino, quindi. Bene, siamo alla resta dei conti. Caro Mac si è dimostrato il campione che sapevo che lui. È un osso duro, però vedrai che. Diciamo che Pita ha bisogno di un po' di tempo, però vedrai che carburo arriva, è come una valanga che piano piano poi si forma piano piano e poi arriva inesorabile, poi massacrerà tutti, però torna via, ti porta appresso. Sì, ti porta appresso. Va bene. Puoi scegliere l'ultimo dei campioni, dei tuoi campioni. Io scelgo Umbe per quest'ultima sfida. Tu chi rimane? Allora, guarda, Umbe ha la mia massima stima, perché è uno dei tuoi collaboratori più forti, e non di meno, per sfidarlo, ho scelto uno dei miei collaboratori più forti. Il buon Malvino, alias Huge, si incaricherà di dare a Umbe la punizione che si merita per aver vinto contro Bob Moro della settimana scorsa. Vedremo. Bella sfida anche questa. Prego, ragazzi.
round 4, fight! Oh, Yuge, finalmente siamo stati scelti. Ora posso sfidarti a duello, finalmente. Pais, guardami, Pais. Sono il tuo campione. Che bello, che bello. Ma quindi chi parte con questa sfida, Yuge? Sai chi è che parte? Vai. Tocane. Orca. L'ho chiamata. Parto io, sono carico. Vai, parti tu. A strisce te lo faccio quel sedere slanescita. Allora, ricordatevi, se non vi leccate le dita mentre guardate questo video, anche voi godrete solo a metà. Allora, amici, soprattutto amico Umbe, io apro le danze con un'esperienza di gioco e un modello dipinto. Allora, proprio da inizio mese ho partecipato a un leggendario torneo a coppie che si svolge a Warhammer Milano, che è il torneo a coppie del Matte, non sempre a Warhammer Milano, a volte si svolge anche in altri posti buffi che saltano fuori all'ultimo secondo, però la cosa bella è che si arrivano una dozzina di persone e ci si sfida, ognuno con 1000 punti di esercito, in un torneo a coppie casuali, però cioè, sono tre partite, sono quattro persone che sono accoppiate in maniera del tutto casuale, e poi durante il torneo le coppie cambiano, e quindi è super divertente perché appunto si creano alleanze, si spezzano alleanze, si dicono un sacco di parole interessanti e alla fine vince chi in singolo ha fatto più punti. Comunque in questo torneo a coppie, barando in maniera imbarazzante, sono arrivato terzo con i miei Caradron e mi sono divertito un sacchissimo. E tra l'altro ho giocato appunto la mia lista che ho preparato Battle Ready nell'ultimo episodio e che adesso non vedo l'ora di finire, perché a breve uscirà il nuovo Codex dei Caradron con il nuovo personaggio, quindi non vedo assolutamente l'ora di giocarli. Però come regalo a Il Matte, che è il soggetto del torneo, che diciamo noi ci troviamo a giocare in suo onore perché compie gli anni, ho dipinto questa miniatura. È un vecchio stregone del caos, perché Il Matte è un giocatore storico dei Guerrieri del Caos, e l'ho omaggiato con questo vecchio modello, anche se in realtà Il Matte non è assolutamente vecchio, ma anzi è uno dei giocatori più giovani di Warhammer Milano, o meglio lo era qualcosa come 6 anni fa. E comunque ho fatto questo modello vecchio con i colori decisamente old style, e ultimamente mi è salita la scimmia degli alberi fatti con le radici, quindi vedete che ha questo sfondo fatto con l'albero, fatto con le radici e nulla, i colori sono il rosso e il verde, che contrastano sempre molto bene, con un po' di verde rame, degli scacchi che non possono mancare, un effetto SL verde nell'elmo. Beccati questa, Umbe. Ouch, ha fatto male, Yuge, ma volevo farti una domanda prima di chiederti, di raccontarti il mio primo punch. Ma prima dicevi che hai barato il torneo e sei arrivato terzo, ma per barare intendi che hanno cercato di appiopparti Nico come compagno e l'hai escluso dalla tua squadra? Ho trovato un escamotage per escludere Nico e i suoi stupidi Vulcanite Berserker che muoiono sempre malissimo. Ed è per questo che sei arrivato terzo, quindi. No, in realtà, essendo una cosa super a birra e salsiccia, alla fine arriva appunto il judge che ti chiede: ma tu hai fatto anche le missioni secondarie? E tu gli rispondi: sì, assolutamente sì, super convinto, anche se non è vero. Ah, ok, perfetto. Vabbè, ci piacciono così i tornei. Sì. In ogni caso, il mio primo piccolo pugno è molto piccolo, è molto pugno, ma è un White King. Sarà mica un pugnetto. È un piccolo White King, niente di particolare, se non che perché il pintador mascherato mi ha imposto di fare tutte le basette a tema della sua armata di vampiri, ho dovuto fargli cambiargli la basetta, quindi la base scolpita con Milliput e i rolling pin della Green Staff Ward, e quindi sono andato a sostituire quello cercando di dargli la stessa tematica, quindi poi nei prossimi mesi andrò a dipingerlo. Niente di particolare, un piccolo pugnetto, questo forse ti ha forse tolto la polvere dalla spalla, ma questo fatto, quindi insomma questo era il mio primo piccolo pugno. Ora che ti vedo che fai il passivo aggressivo con piccolo pugnetto e poi tiri fuori le basette fatte a mano, sì, no. Ma no, quella è carenza di autostima, non è... Va bene. Allora ti dirò, sto anch'io sullo schiscio, nella gioco così leggera, ok? Perché in realtà il progetto che volevo portare è enorme, ma non ho fatto praticamente una sega.
Il progetto enorme si chiama World faccio fatica a parlare, si chiama World Eaters, divoratori di mondi, vedi, in italiano è molto, tutto più facile. Chiamo divoratori di mondi perché, vabbè, c'è un amico che mi fa una testa così col fatto che sono la legione più umana. Non so se sono del tutto convinto, però mi piacciono un botto. E, appena ho visto il nuovo modello di Angrons mi sono impazzito perché è stupendo e ho deciso che assolutamente volevo dipingerli. Ho già fatto un po' di test model, ma in questo caso ne presento uno e uno solo, che è solo un test model e non so neanche se sarà quello definitivo. Però devo dire mi piace abbastanza, vorrei fare una roba super veloce perché vorrei fare almeno 1000 punti in pochissimo tempo. E l'idea è veramente fare 3 o 4 passaggi più un po' di zozzatura. Quello che vedete nel dettaglio è fatto con una base di bronzo metallica GV e contrast rosso, per cui anche il rosso resterà un rosso molto metallico e bam, lavatura olio su tutto. È ancora un work in progress perché vorrei fare un bel verde rame come thread union sul modello, però ancora ho dei dubbi, per cui questo è soltanto un test model. Non so se voglio tenere il rosso così metallico o fare un rosso più classico. E poi il problema è che l'altra cosa che volevo portare per questo progetto è il fatto che ho letto il codex e qua vedete, questo sono io che leggo il codex e intanto mi sono fatto un risotto al pesce, sempre in onore del fatto che del mio mentore, che è il Pais, quindi in onore del fatto che il Pais del Pais in cucina, mi sono letto il codex di World Eaters, la legione più umana, mentre mi facevo un risotto. E la cosa che mi ha fregato un sacchissimo è il fatto che una delle legioni descritte nel codex sono, diciamo, di fatto dei World Eaters che hanno ancora il vecchio schema dell'eresia, per cui bianco e blu. Che sarebbe bellissimo da poter fare, però dopo 10.000 anni, per cui con 10.000 anni di sangue, sudore e schizzi di sangue, e quindi probabilmente, non lo so, farò altri test model prima di realizzare un'armata. Tu sei preparato stasera, io ero così, tipo pesi leggeri, mi hanno scelto anche per ultimo perché sapevano che ero quello più scarso, invece qui capito che è un problema, va bene, adesso proviamo a tenere botta come quei boxer che vengono presi a pugni ma cercano di stare in piedi in qualche modo barcollando. E niente, io tiro fuori come seconda cosa che ho fatto questo mese, ho montato i tre Felbats, che in realtà ho montato anche per poter giocare a Corset City, chi lo sa quando ci giocherò a Corset City, ma comunque li ho montati e anche qua ho fatto le basette con Rolling Pin, Gristaf Ward, bla 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 bla. Non ho ancora messo mano neanche al primer su questi modelli, perché poi ovviamente arriva la botta finale, quella cattiva, quella che spinge di più. E niente, insomma, i Felbats sono un kit bellissimo, ragazzi, ve lo consiglio vivamente. Sono bellissimi da montare, sono facilissimi da montare soprattutto, ma sono stupendi. L'unica pecca dei Felbats, purtroppo, è che ne prenderei 20.000, ma hanno tre pose fisse, quindi insomma, nel momento in cui ho visto questa cosa mi è un po' scesa, perché ho detto la pelle, mi piacerebbe fare un'armata di pipistrelloni. Esatto, cioè potenzialmente quanti ne puoi buttare dentro, che so, a 1000 punti di Felbats? Ma una marea, cioè tipo, cioè veramente puoi fare un'armata di 50 Felbats, però 60 diciamo, 60 perché sono 3, 60 Felbats, però il problema è che appunto sarebbero ogni 3 hanno tutti la stessa posa, hanno l'unica opzione che puoi invertire le teste a 2. Però è un peccato, perché modellisticamente se avessero fatto un kit un pochino più, diciamo, con un pelin di più di opzioni, io avrei fatto tranquillamente una bella armata di Felbats, che tra l'altro sono summonable, quindi chi gioca sul Bright Grave Lords lo sappia, è figo perché li si può riportare in vita, quindi figo. Peccato che appunto hanno solo 3 pose, quindi ne ho montati 3 e ho detto vabbè, mi fermo, perché sennò monto 3 modelli ogni volta uguali. A te Yuge. Com'è? Allora, io sono quasi sul finire, però voglio portare solo 2 foto che però nascondono un progetto gigante che sto ancora, sul quale sto ancora prendendo le misure, che è Warmaster. Mi è salita una scimmia mostruosa per questo vecchio gioco GV, che è un gioco in 15 mm, quindi quei popi piccolissimi,
E in realtà è, è una scimmia che mi è salita al Modena Play dell'anno scorso, dove ho visto il gruppo del Bivacco che faceva dei tavoli demo stupendi in questo gioco, che era una vita che mi affascinava, ma vederlo dal vivo, ragazzi, è una cosa pazzesca, perché c'è un campo di battaglia in scala 15 mm, stupendo, con i reggimenti che si muovono all'interno, come i vecchi dipinti di Bosch, una cosa bellissima. Comunque, finalmente ho messo queste zampone su un po' di eserciti, devo ammettere, perché un vecchio amico che vive sull'isola Bella, qui sul Lago Maggiore, me li ha venduti. E quindi ho un po' di materiale di War Master qua in casa e ho cominciato a fare queste due cose. Il primo è un'unità di Guerrieri del Caos, che ho voluto dipingere con lo schema di colore dei vecchi Guerrieri del Caos che ho visto all'inizio della mia avventura, per cui li vedete, hanno queste armature nere, il colore rosso di contrasto e una basetta Goblin Green per far impazzire il moro. E poi la mia idea iniziale era cominciare con gli orchi, e qua vedete tre unità di orchi dipinte sempre a partire dal Codex di Sesta, per cui l'ho proprio copiato pedissequamente, con i bei trolloni blu, gli orchi verdi con gli scudi rossi e gli orchi neri con il vecchio schema GV, o meglio quello di quando erano usciti con Corona nei mesi, gli orchi neri in plastica, per cui questo schema in cui hanno tutte le armature nere e la pelle molto scura. E questa foto in particolare è proprio l'omaggio alle vecchie foto, perché vedete che ha la base verde, diciamo, col flock, e lo sfondo blu sparaflesciato tipico delle Malelande. E adesso mi sono un po' arenato, devo ammettere, però spero finalmente di portare a termine questo progetto, anche perché il mio caro amico Mac è entrato anche lui in questo vortice, quindi assolutamente dovremmo farci una partita assieme. Oh, bello, bello, mi piace questo progettino. Anche tu, mi piaci. Non vedo l'ora di vedervi giocare tu e il Mac War Master, e poi io voglio schierare un Mega Gargant e vedere cosa succede. Vabbè, comunque, belli questi giocattoli in 15 mm. Bella botta anche questa, huge, però mi piace, bello, che è sempre bello vedere un hobbista attivo, quindi niente, ti tiro l'ultimo mio kick, sidekick terribile della morte ferale alla Chuck Norris, roteante anche, alla Chuck Norris te lo tiro. Comunque, niente, allora, vi ricordate che comunque scorso mese ho montato 40 scheletri. Bene, ho iniziato. Non avrei mica finiti 40 scheletri, dai. No, mi mancano le basette, effettivamente non le ho finiti. Per dire che sono parade ready, non le ho finiti. Però, siccome comunque l'obiettivo non sarà quello di fermarmi al battle ready, no, vi posso descrivere un pochino quello che sono riuscito a fare, nel senso che sono partito da base nera. No, ma scusa, tu hai dipinto 40 scheletri in un mese? Io voglio vedere le foto, non ci credo. È qua sotto, guarda, qua sotto sotto di noi c'è la foto dei 40 scheletri dipinti. Allora, diciamo, vi dico un po' come ho fatto nello schema colori, così magari se volete riproporlo a casa, non don't try this at home, come dicono però potete provarlo questa volta. Non è così, allora, è pericoloso soltanto per la quantità di scheletri, quindi don't try this at home vale per i 40 scheletri, ma lo schema di colori potete farlo, quindi fatelo su 10 scheletri. E sostanzialmente, allora, primer nero, primer bianco dall'alto, quindi Chaos Black White Scar. Dopodiché sono andato a fare scheletro nord, ovviamente sulle ossa, ball red sulle vesti rosse, e ovviamente base metallica di Iron Warrior sulle parti metalliche. Dopodiché ho fatto già una lavatura di null noise su tutti i colori metallici, ho fatto ben 4 passaggi di lumeggiatura su tutte le vesti, quindi sulle vesti c'è ball red, c'è anche una piccola, in realtà ho aggiunto anche, sono 5, una piccola ombra di verde nelle ombre delle vesti rosse. Dopodiché sono andato su con Evil Sun Scarlet e poi abbiamo messo un po' di Wild Rider Red, e poi ho mescolato un po' di Wild Rider Red con un altro colore un po' più chiaro, tipo un Off-White tipo, perché è già sull'arancione, quindi non diventa rosa, per fortuna, perché ogni volta che si mescola il bianco con rosso diventa questa cosa merda. È fichissima, sai che non l'ho mai provata? Arancione più bianco, wow. Sì. E ho fatto solo i profili, sostanzialmente. Sull'armatura di metallo invece sono andato a fare Iron Warriors, Null Noil,
lumeggiatura di Ironbreaker e poi lumeggiatura ancora di Storm of Silver. Fondamentalmente mi mancano la basetta e qualche dettaglio sullo scudo, che è ancora purtroppo piatto come vedete dalle foto, ma insomma quello che ho fatto in un mese è questo, per cui dai, cioè, devo dire che questa è una bella botta, chiamiamola così. È una bella botta, anche perché comunque io ammiro sempre tantissimo chi ha la costanza di fare tipo appunto 40 modelli in una botta sola. Non si chiama costanza, si chiama essere psicopatico. Esatto, psicosi. Beh, io ammiro la psicosi, assolutamente. Ok. La deformazione professionale. Vabbè. Allora io con la tua psicosi faccio come nel wrestling, che alzo la mano e chiedo l'aiuto di un compare della guida in particolare, che però voglio far arrivare alla fine, perché butto sul tavolo tutto il progetto Lustria. Allora, con il mio gruppo qua del Pozzo di Sgravellona, che Sgravellona Toce è il paese brutto di fianco ad Albania, l'anno scorso abbiamo fatto la campagna di Mordheim. Quest'anno si è deciso di buttarci a giocare a Mordheim, ma a Lustria, con regolamento specifico di Lustria. E quindi un'ambientazione completamente nuova. E all'inizio volevo buttarmi e giocare Skaven, quindi adesso vi faccio vedere due modelli della banda Skaven che volevo giocare all'inizio a Lustria. E diciamo che il leitmotiv doveva essere la droga, nel senso, mi immaginavo questi Skaven narcotrafficanti tipo Narcos e volevo che avessero questi occhi stralunati. E quindi qua vedete il primo test model con le sue occhiaie verde rame, l'occhio verde completamente stralunato, completamente strafatto, e di Warpietra ovviamente. E la droga fa male e ci dissociamo assolutamente da qualsiasi abuso di sostanza, noi della GGM. E per la prima volta nella mia vita mi sono messo a fare gli scacchi Skaven, perché sono capaci tutti a fare gli scacchi normali, ma voi provate a fare quei cacchio di triangolini, va insieme la testa, e qua li vedete sul bordo della veste. E questo era il test model, la basetta in particolare, se notate, si chiama Lustria. E poi ho fatto un Night Runner, questo qua è ancora un work in progress, però devo ammettere che sono super soddisfatto, anche in questo caso dell'occhio verde stralunato, ma anche un problema dei modelli Skaven è mescolare le parti di pelle con le parti di pelo, perché c'è una via di mezzo, e qua la transizione in particolare sono super soddisfatto, perché ho fatto la pelle rosa, la pelliccia nera, e questa transizione in cui c'è, diciamo, il pelo corto che però non è scolpito, e l'ho fatto, diciamo, sfumando il nero con il rosa, e sono molto soddisfatto. Poi però ho cambiato idea, perché con il gruppo di gioco abbiamo deciso di usare anche le bande 2. Se volete giocare a Mordheim, andate a cercare il sito Broheim, dentro c'è tutto lo scibile di Mordheim creato e aggiornato anche con i commenti di Tuomas Pirimon, quindi l'autore del gioco. E abbiamo deciso di usare le bande 2, all'interno del quale c'è la banda di culto degli sventratori, quindi una banda di soli sventratori nani. Io da sempre sono un amante degli sventratori, e quindi non potevo esimermi da fare una banda. E qui vedete un disegno che ho fatto con il Giant Slayer, che dovrebbe essere il comandante. E il background lo sto elaborando, però di fatto dovrebbe avere delle ustioni in faccia. Ecco, vedete questo disegno con uno sventratore con la faccia mezza ustionata. Poi, per stare sul pezzo, mi sono letto non uno ma due libri, e entrambi con lo stesso protagonista, uno ambientato nel vecchio mondo e uno ambientato nei reami mortali. Ovviamente sto parlando di Gotrek, e mi sono letto Ghoulslayer, che è stato tra l'altro curato dal nostro amicone che è l'Astropate, e mi sono riletto Dragonslayer, proprio per entrare nel mood sventratori. Mi sono giocato una partita con la mia banda che ho assemblato in fretta e furia, e qua vedete una foto della prima partita nella quale mi sono scontrato con un altro culto, ma che è il culto dei posseduti, e nel quale ho vinto per pura capacità di tirare i dadi, quindi una botta di culo. E poi ho iniziato anche a fare il primo test model, questo che vedete qua. La banda che ho collezionato è fatta di vecchi sventratori in metallo e modelli di una bruttezza rara, ma di un fascino infinito. E qua vedete, mi sono cimentato nel fare la barba,
in particolare in contrasto con questo verde rame delle poche cose di metallo che ha addosso. Ogni modello ha un carattere straordinario, sarà brutto ma è divertentissimo da dipingere e spero di farvi vedere presto la banda finita. Però, proprio per finirti, amico Umbe, come dicevo, chiedo l'aiuto di un amico della guida e quindi chiamo a darmi una mano a Dio Ten Singh, che è un amico del Lago Maggiore, insomma, abita qui vicino a me, perché con Dio Ten Singh ci siamo incaricati di creare il tavolo per Lustria, perché sono capaci tutti di giocare a Mordheim, ma noi ci siamo prefissati di giocare a Lustria, quindi bisogna inventarsi un intero campo fatto di elementi scenici che richiamassero la giungla e la Lustria in particolare. E quindi qua con Dio Ten Singh ci si trova di solito una sera a settimana o ogni due settimane e abbiamo iniziato ad assemblare e costruire i campi della Lustria, per cui ci sono un sacco di regole super divertenti e di fatto abbiamo creato giungla fitta, giungla diciamo normale e palude, e in questo caso vedete abbiamo unito materiale sia comprato che diciamo di recupero e pian pianino stiamo diciamo riuscendo a creare qualcosa che abbia che sia quantomeno frutto di due mani diverse, ma che abbia comunque un senso comune. E di fatto è un'esperienza super stimolante dover lavorare in due a creare un piccolo mondo, e infatti ringrazio tantissimo Dio Ten Singh per questa collaborazione che ancora adesso ci sta veramente dando un sacco di soddisfazioni. Stiamo sperimentando un sacco di cose, che ne so ragazzi, un giorno vi racconteremo di come si creano le chiome degli alberi con un frullatore e delle spugne da piatti. Però purtroppo il tempo a nostra disposizione è finito, ma grazie al potere dell'amicizia beccati quest'ultimo colpo finale. Umbe. Fatality. Madonna, sono stato schiacciato, ucciso e mutilato. È un po' mi è piaciuto. Sì, beh, è piaciuto anche a me, perché comunque io sono slaneshita, per cui va benissimo. Però bella botta e soprattutto, beh, complimenti anche da Dio Ten Singh, che comunque insomma ha partecipato a questo lavoro, è molto figo e insomma gli faccio anche a lui complimenti. E se ci fosse il Mac qua direbbe squalifica, però vabbè, insomma è della tua squadra, quindi non penso che si lamenterà. Ci vediamo in tribunale col mio avvocato. Andiamo bene, se l'avvocato è quello che conosco andiamo bene. Comunque vabbè dai, grande round, ammetto che questa battaglia è tua e spero di rincontrarti più avanti quando sarò più preparato, ma Yuji è stato molto bello sfidarti, è stato molto figo e hai fatto un sacco di cose fighe. Quindi anche niente, tu sei figo. Vado a leccarmi le ferite di questa batosta hobbistica che mi hai dato, ma mi fa piacere allo stesso tempo che hai coinvolto anche amici della guida e insomma hai fatto un sacco di cose fighissime. Ai ai ai, questa sconfitta non ci voleva, maledizione, la mia squadra ha perso, mi sa che dobbiamo tentare un'ultima carta, cugino caro. Facciamo così, la prossima volta ti sfido io. Devo scendere in campo e dare una mano ai miei. Quindi la prossima volta, la prossima puntata ci vedrà combattere per la prima volta in questa serie di MGG parte secondo. E non sai quando arriva, perché partire parte, poi vediamo. A partire parte, se arriva non lo so, però a partire è partita. Però devo darti un avvertimento. Non sono a caso il campione delle Spice Girl e non ti sarà risparmiato un nessuna po' per forma caso, di in realtà, un po' per caso, perché mi sei parente. No, assolutamente, il devo difendere il mio titolo, quindi sarà dura, non ti preoccupare. Però apprezzo gli avversari coraggiosi, quindi ti aspetto nella prossima puntata, mi raccomando, dai il fondo a tutte le attività, a tutti, puoi chiedere consiglio agli altri membri della tua squadra e certo, mi raccomando, certo, lo faccio costantemente. Degni dell'avversario che andrai a affrontare, quindi certo, onorerò la sfida. Perfetto, quindi galattici amici, ma soprattutto galattiche amiche, anche questo scontro è giunto al termine
le Pice Girl si confermano i campioni in carica, hanno dato finalmente... No, non si confermano. Per adesso hanno vinto una battaglia. Vedremo. Ma la guerra ancora è lunga, quindi avremo tante occasioni di sconfiggere. Tante occasioni, vero. No, è un incendio di percorso, basta così, dai. Va bene, ragazzi. Spero che questo video vi sia piaciuto. Scrivetecelo nei commenti, fateci vedere i vostri progetti hobbistici e l'appuntamento è al prossimo MGG Senza Frontiere. Ciao. Even when you feel low, you can still go. Slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no man, I still go. Go, 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 go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway, and in the driveway. Pita? Pita? Ha vinto Pita? Non lo so. Ciao, Bob. Mi lasci da solo con questa notizia. Perché l'altra volta non l'ha perso Pita, scusa. Ha vinto Pitta? Per davvero, caro cugino? Ha vinto Pitta contro... Cugino, stiamo registrando. No. Sì. Andiamo sicuri? Io mi sono anche stato col bicchiere per fare... Non occorre che tu faccia il pagliaccio in questo frangente.